cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Oggi la liturgia ci propone una doppia possibilità di letture, quelle legate al giorno di Avvento, ma anche delle letture legate alla memoria di oggi, perché oggi si ricorda la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Mi domanderete, da dove ha origine questa festa di cui non si parla assolutamente nel Nuovo Testamento? Questa festa ha origini un po' particolari perché nasce dai racconti di alcuni Vangeli apocrifi, tra questi il Protovangelo di San Giacomo, che raccontano che Maria a 3 anni fu presentata al Tempio, fu presa in carico da Zaccaria che cercò di educarla all'amicizia con Dio, alla parola di Dio, alla riti liturgici del Tempio e che rimase nel Tempio fino a 12 anni quando fu data in sposa a Giuseppe. Ma voi mi domanderete come mai questa festa? Questa festa è un'occasione per ricordare la bellezza di questa straordinaria donna. E come possiamo noi comprendere qual è la ricchezza e la bellezza di questa donna se non attraverso le stesse parole di Gesù che ci vengono presentate dal Vangelo di oggi? Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre del Signore Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se all'apparenza le parole di Gesù sembrano una presa di distanza da sua madre, in realtà alla madre fanno il più bel complimento possibile. Perché chi più di Maria, chi meglio di lei è stato capace di fare la volontà di Dio? Ha talmente ascoltato la parola che la parola in lei si è fatta carne. Ed oggi possiamo ripensare alla dolcezza di avere come mediatrice delle grazie guadagnate da Cristo sulla croce questa donna che è allo stesso tempo figlia, madre, sposa. Talmente ha vissuto la propria intimità con Dio in maniera straordinaria. I grandi padri della Chiesa, tra questi Sant'Ambrogio, hanno usato la presentazione di Maria al Tempio, la sua permanenza nel Tempio, come esempio e modello per le vergini cristiane, ma possono diventare esempio di vita per tutti noi. Che bello abitare il Tempio che è costruito sulla parola di Dio. Che bello abitare quella casa che è intrecciata su ciò che Dio ha voluto far conoscere a noi attraverso suo Figlio. Oggi allora, cari cristiani, un'Ave Maria in più può essere l'occasione di vivere questa memoria in pienezza. Buona giornata a tutti voi. Thank you.
Signore.